Una pizza costata cara, anzi carissima, multe per i clienti e per il titolare dell'attività, attività che rischia ora anche uno stop temporaneo. Sono qui per acquistare una pizza da sport, è stata la giustificazione fornita da tre abitanti di Centro Valle Intelvi che, ignorando i provvedimenti in vigore, si sono recati in pizzeria. Gli uomini della Guardia di Finanza hanno assistito alla consegna delle pizze all'interno del locale da parte del titolare a due clienti, mentre il terzo era in attesa del proprio turno. Una leggerezza costata cara ai tre avventori, ai quali sono state contestate sanzioni amministrative per un importo pari a 400 euro. Multa anche per il titolare del locale, che rischia inoltre la chiusura provvisoria fino a 30 giorni. Le misure in vigore, peraltro, consentono la consegna a domicilio da parte dell'esercente o di una specifica piattaforma nel rispetto di tutti i requisiti igienico-sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto e la consegna. Non si è trattato certo dell'unico caso accertato dalle fiamme gialle della compagnia di menaggio che, su tutto il territorio del Medio e dell'Alto Lario, hanno riscontrato oltre 30 violazioni dall'inizio dell'emergenza da parte di chi è uscito senza giustificato motivo. Numerose le violazioni riscontrate negli ultimi giorni, in particolare nei comuni di Gravedona ed Uniti, Porlezza, Musso, Domaso, Menaggio e appunto Centro Valle Intelvi, segno che in tanti continuano ancora a sottovalutare i rischi legati alla diffusione del virus. Vasto il campionario delle giustificazioni, si va da chi ha dichiarato di essersi allontanato dalla propria abitazione per scambiare due chiacchiere con un amico, a chi si è spostato per andare a festeggiare un compleanno, fino ad arrivare a chi, proveniente da un comune al di fuori della provincia di Como, era in giro con l'intento di acquistare un'auto.